Siamo con Mister Tony Lio, tecnico della Promosport Calcio per Interforce di Maira e domenica gol di Soverato 1. Allora, Mister, insomma, credo che forse è una prestazione altalenante, però ai punti credo che abbia meritato qualcosa in più la Promosport, però nell'ultima parte della partita avete un po' sofferto. Sicuramente è stata una grande vittoria che dovevamo ottenere a tutti i costi. Il primo tempo è stata giocata, secondo me, alla grande. Dai miei ragazzi. Anche ben interpretata, direi. Anche ben interpretata, direi. Sì. Si raddoppiava, si pressava, si arrivava sul fondo e quindi siamo andati meritatamente in vantaggio. Il secondo tempo un po' loro si sono spinti, hanno alzato il baricentro, però c'è da dire pure che la Garibaldina è un'ottima squadra, c'ha tre davanti, Fasi, Fabbricatore e Morrone, che sono di categoria superiore, però nonostante tutto penso che il nostro portiere non ha fatto grossi interventi. Sì, si è sofferto con loro con qualche palla lunga, però alla fine la squadra nel momento difficile di difficoltà ha stretto i denti e abbiamo portato a casa questi tre punti che erano di importanza fondamentale, fondamentale per noi. 10 punti sono tanti, è difficile da recuperare, però nel calcio 10 partite, 30 punti è scontato, quindi si può succedere di tutto, però ripeto, pensiamo a noi e cerchiamo di preparare, adesso ci godiamo questa vittoria, cerchiamo di preparare questa partita trasversa delicata da mantenere. Allora, con noi anche Pino Trotta, dirigente della Promosport. Allora Pino, ho visto non una grande Promosport, però oggi contava il risultato, un derby anche che era andata del destino 2-0, diciamo, c'è stata una vittoria che francamente però alla fine avete un po' sofferto, forse un po' troppo. Allora, noi abbiamo fatto un gran bel primo tempo, abbiamo giocato molto 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 bene, poi purtroppo la nostra classifica è deficitaria, quindi ci lascia un po' così, perché nella testa dei ragazzi c'è sempre questa voglia di giocarsi le partite e vincere, poi alla fine regna un po' di nervosismo e cose, però comunque abbiamo incontrato una buona squadra, ma l'importante oggi, come avevamo già detto prima della partita, erano solamente i tre punti, sono venuti, adesso cercheremo di continuare con questo trend di partite positive e vedremo, giocheremo ogni partita come una finale.